Video di recensione della cassettina porta attrezzi per i cerotti. Allora, io vado a vedere che si porta come se fosse un'unica valigetta, vedete, si porta così, però in realtà sono due valigette, si sganciano da qui. Si preme qua e si sgancia, e ce n'è una sull'altra. Allora, andiamo ad aprire, eccole qua, apro e andiamo a vedere il contenuto della prima valigetta. Allora, qui ci sono dei cerotti, quelli traspiranti, ho usato solo un paio di volte, questi qua si chiamano i V3000, l'ho fatti arrivare, mi sembra, da Amazon, andiamo a vedere, eccoli qua, che sono fatti precisi precisi per la forma per il Descom, c'hanno proprio la dimensione per il Descom, sono molto buoni, però devo dire che siccome nel frattempo ho voluto provare altri prodotti, alla fine mi è capitato di usare più spesso questo, che è un cerotto trasparente che più o meno dà gli stessi risultati, però costa molto meno e poi me lo taglio su misura. Questo invece è già pretagliato per chi interessa. Si chiama Opside Flexis, questo da 10 metri è ottimo. Poi qui dentro c'ho una penna però vuota, c'ho un pennarello che mi serve a fare i due puntini quando vado a mettere il rinforzo di skin tack su skin tack, che è questo, o se no c'è pure di qua. Tac, vedete, eccolo qua, quello liquido, e mi serve di fare due puntini. Poi qui che c'ho? Niente. Allora, questo lo mettiamo, rimettiamo a posto. E poi qui c'ho un nastro di quelli che si taglia a mano. È molto facile perché si taglia a mano al volo, quindi un momento che mi serve metterlo anche nei pantaloni per sicurezza, è un oggettino carino. Poi c'ho questo nastro qua che è della Rock Tape, che lo usano spesso per fare le sagome, che è carino, mimetico, lo usiamo ogni tanto per dei rinforzi così estemporanei. Poi ce n'ho tipo questi sagomati così, vabbè, questo è per il libro, però ce l'ho anche per il Descom e per l'Omnipod, che poi vi faccio vedere, stanno nell'altra cassettina. Allora, questo più che altro la posizione sua è nell'altra cassettina. Allora, vado a mettere di là. Poi qui che ci abbiamo? Per prendere dei libri e dei Descom, nel caso dovessi prendere le misure e ritagliarle su misura. Qui c'ho un liquido Johnson Baby per la rimozione. Ah, qui c'ho una cover per metterla sopra, per decorarla, in modo che magari decorata la mettiamo sopra all'Omnipod. Qui c'è una cover, questa è carino la cover. Allora, questa è carina, questo è una colla che si mette così. Ok, normalmente è un cerotto per i tagli sulle dita, però si può utilizzare anche come colla per rinforzo dei cerotti quando si staccano i bordi, o la usi con tipo lo skin tack, diciamo. Veramente lo skin tack è meglio in generale, però col fatto che c'ha quel pennellino potrebbe risultare utile. Questa brava spray è un paio di forbici per tagliare i cerotti, per fare una cosa al volo con i cerotti. Questa è brava spray che serve sempre per rimuovere velocemente i cerotti. Allora, questo si mette qua. Qui c'ho lo skin tack già iniziato, e questo skin tack in bustine. Nel caso dovessi fare un viaggio in aereo, preferirò prendere la roba in bustine piuttosto che la roba gli skin tack liquidi. E qui abbiamo un altro rotolino della Rock Tape, questo qua, guarda quell'altro. Questo qua è più traspirante, però, cioè questi qua, no? Questi qua telati così, tessuto non tessuto si chiama, per comprarli sono molto più traspiranti, quindi quando tu lo metti che pensi che ci mancano pochi giorni, allora magari prendi qualcosa di decorato così. Se invece pensi che ci devi fare ancora un bel po' di giorni, un rinforzo che deve durare un po' di giorni, allora preferisco questo, che secondo me la pelle respira meglio. Vabbè, qui un altro pezzo di tessuto, e questo è più o meno il contenuto della prima. Qui un cerottino, proprio cerotto normale. E questo è un altro pezzettino che oramai è finito, del picchindolo, che è tessuto non tessuto,
nel caso di, se dovessi usare qualche striscettina di rinforzo, lo finiamo di usare. Va bene, allora chiudo la prima cassetta e vediamo la seconda cassetta, che si trasporta tutte e due come una, anzi se ne aggiungo una terza, e probabilmente me ne serve una terza perché ad esempio l'insulina, gli aghi, i ricambi tedesco non ci stanno, ne prenderò una terza e magari mi toccherà tagliare un po', perché qui c'è obbligato, e averci dei non averci questi obblighi qua, magari col taglierino taglio e ne riesco a mettere gli Omnipod, i Dexcom, gli Agile e l'insulina. Allora, questo è Skin Tack, che è quello liquido, vedete i video dove io lo uso per rinforzare gli Omnipod e i Dexcom. C'è un modo in cui lo passo facendo due segnetti con pennarelli, in maniera tale che non lo metto nella zona in cui passa il filo del Descom, o se no la cannula dell'Omnipod. Va bene, anche qui c'ho una brava, qui c'ho un'elma che è quella cremetta antidolorifica che me l'hanno regalata, però devo dire la verità, non l'ho mai usata, perché Alessandro non è agofobico, però se un domani mi capita, prima che scade, di incontrare qualche amico a cui può servire, e è una cremina che dovrebbe anestetizzare. Penso che fa più la parte psicologica che non quella fisica, perché effettivamente magari qualche bambino un po' più piccolo, alle prime, soprattutto all'inizio può essere utile magari, certo. Mastisol è l'equivalente di Skin Tack, però forse ancora più potente, e liquido in questo modo. Per usarla ci vuole però un cotton fioc, ecco, qui non ci ho messo il cotton fioc, quindi ecco cosa ci devo mettere, ci devo mettere pure qualche cotton fioc perché serve per usare il Mastisol, a parte che c'è Skin Tack, però nel caso volessi usare il Mastisol ci vuole il cotton fioc. Qui c'è un altro cerotto di rinforzo che però devo dire non è il massimo, quindi forse lo toglierò da qui, lo metterò nella cassetta, diciamo, dei cerotti normali, anzi la tolgo subito perché non è tanto adatto per il diabete. Questo qua è fondamentale per rimuovere Skin Tack, se no quando tu metti il Descom rinforzato con Skin Tack non lo stacchi più, nel Descom e nell'Omnipod quando attacca in un modo incredibile. Ci vuole questo. Il Brava vedo che non ha lo stesso effetto. L'Eucotape invece, per rimuovere la roba rinforzata sia con Mastisol che con Skin Tack, è un liquido che remover, se lo chiamano così, che rimuove, che fa il suo lavoro. Poi c'è un paio di garze che possono servire sempre. Poi c'ho il Brava però liquido, e c'è in salviette, anche questo qua magari fa comodo. E poi in salviette c'ho anche il Takeaway, che è tipo l'antidoto de Skin Tack, ma sicuramente funziona anche per rimuovere altre cose, però soprattutto quando devo rimuovere qualcosa che ho messo Skin Tack, potrei utilizzare queste salviette qua, che sono tipo, che squagliano lo Skin Tack e ti permettono di rimuovere. Poi qui dentro ci stanno queste che io le compro, vabbè, questa era un avanzo di quando usavamo il Libre, che non ho ancora usato, però ho queste qua che invece le compro ogni tanto su AliExpress, e sono le salviette usa e getta che tu apri e dentro c'è la salviettina per pulire quando si fa il controllo capillare. Sono molto, molto comode perché sono usa e getta, sottili, e costano veramente poco. Costano 2,30 euro 100 pezzi, e quindi quanto costano? 2 centesimi l'una, praticamente. E alcol, semplicemente, che ti aiutano a pulire il dito o il palmo della mano, perché noi usiamo quando la glicemia è stabile, quindi diciamo almeno la metà delle volte, ma anche il 70% delle volte, invece di usare il pungidito normale, che buchiamo le dita, noi buchiamo qua il palmo delle mani. Alessandro, in questo punto qua, in generale, si potrebbe andare bene anche qua, anche qua, anche qua. In altri punti anche può andare bene, ma c'è molto più ritardo. Qui già c'è ritardo, cioè questo è il valore capillare, questo sta indietro di 4
qualche minuto. Quindi se tu hai appena bevuto, che ne so, una Coca-Cola o l'insulina pensi che stia facendo il suo effetto che ti sta buttando giù all'improvviso, allora ti consiglio le dita. Ma se tu pensi che una verifica durante la notte, al mattino o in un momento, insomma, di calma in cui non c'è un'impennata a due frecce, una discesa a due frecce, ma c'è una linea orizzontale, fai la misurazione qua, equivale a farla sul dito, che ti risparmi. Lo vendono questo gentel, che praticamente questo ci puoi mettere qualsiasi cosa, perché ti vendono le fascette a velcro, no? Quindi ci puoi mettere qualsiasi pungitito qua, qualsiasi glucometro. Il gentel vero e proprio è questa pompetta. La pompetta è così. Allora qui si prende, si prende l'ago, si butta via l'ago, si prende, si mette qua. Ok, prendi il nuovo ago, prendi il nuovo ago, lo metti dentro. È più macchinoso, devo dire la verità. E poi prendi questo, lo metti dentro. Questo andrebbe lavato più spesso adesso. Qua, un paio di giorni che non lavo, ma aspetta un attimo. Allora, ti faccio vedere, lo metti in questo punto. E premi, c'è una pompetta sottovuoto e è assolutamente indolore, ragazzi, cioè è proprio indolore. C'è una pompettina sottovuoto e dico questo qua. Io non me so pulito prima. Ok, tanto io non è che c'ho il diabete, però andiamo a vedere. 102 la mia glicemia. Ah, quindi la apro dopo invece che aprirla prima, vi faccio vedere anche le salviette. Ok, questo è così, si prende e si pulisce. E molto pratiche queste salviette. Su AliExpress, se andate a cercare le salviette, si chiamano Alcol Pad, vi faccio vedere come sono scritte. Veramente variano, scegliete la confezione da 100, variano in vari modi a seconda di come. Se scrivete Alcol Pad 2,20 € comprese spese di spedizione 100 pezzi. Dopodiché il Gentel, se lo comprate in America, costa un botto, soprattutto c'è la spedizione. Adesso lo vendono questo qua, che arriva con questa confezione. Vedete, io qua ci metto le salviette. Qua ci metti i ricambi anche di quest'altro pungitito, perché nel caso usiamo questo pungitito se dobbiamo andare più di fretta. C'è il velcrettino, quindi questo te l'attacchi qua. Questo lo rimetto qua. C'ho il cambio di questo. C'è tutto quanto dentro questa confezione. Costa tipo, se lo compri su Amazon, 95 €. Però non è che lo consigli a tutti, perché si può rompere, cioè il gommino si può perdere, per dirti, il gommino con questa parte verde. Se te lo perdi, lo devi comprare in America e tra spedizione e tutto ti viene a costare 20 €, cioè di più, anche 30 €, perché questo tipo te lo vendo magari a spedizione, te fanno pagare 25 € e poi ti fanno pagare 15 € un set dei gommini verdi. Quindi tutto quanto funzionante costa tipo 95 € su Amazon, compresa spedizione. Però devi sapere che magari ti perdi il gommino, dopo ti tocca spendere 40 € solo per i gommini. Poi è vero che te ne mandano tanti, perché non li vendono su Amazon IT. Allora voglio fare un'altra cassettina dove ci metto altre cosettine, tipo ci metto gentelle, i ricambi dei cosi, in maniera tale che quando viaggio porto una cosa sopra. Poi qui ho i baduffolini, adesso qui ce ne sono rimasti solo tre, e mo me devono arrivare altre garze, altre cose. Poi qui ho delle cose che ho già fatto, ho comprato già, tipo vedi questa qua, questa l'ho fatta io, ho preso il nastro dei Rock Tape, l'ho fatto io, vedi, al volo per dare una rinforzata all'Omnipod, vedi, questi li ho già fatti io, questi li ho comprati da un sito australiano che li manda anche ordinando pochi euro. Altre l'ho trovate, tipo queste. L'ho trovate su AliExpress, le ho comprate oggi, erano tipo 5,16 € su AliExpress. È bastato che scrivevo Descom. Queste qua per quando usavo il libro, se mi capita qualche amico che c'è il libro, così quando compravo il libro c'avevo pure questo qua. Ok, io il libro però ce l'ho sempre, devo dire la verità, eh? Ce l'ho sempre là per emergenza. Quest'estate l'ho usato il libro, ad esempio, quando stavo in vacanza in piscina, perché mio figlio, passando buona parte della giornata in piscina è meglio il libro che il Descom, perché
perché il Descom non trasmette. Invece il Libret esce fuori un attimo, poi a volte il Descom ti dà i 3 punti interrogativi, no? Che un conto, voglio dire, te lo dai in una situazione tranquilla. La piscina è una situazione un po' più pericolosa, quindi quando si è fatto i 15 giorni al mare, allora in quel caso là ho preferito averci il doppio sensore. E soprattutto non è che l'ho messa alla partenza. Quando magari mi è capitato che mi è andato in tilt il Descom, ho messo il Libre e quindi il Descom che stava in tilt magari, allora in quel momento con il Libre, se lo azioni utilizzando non l'app ufficiale, ma quella di Glimp, c'è cioè un'app per attivarlo, per inizializzarlo, un'app sul telefono, su Android, che tu appoggi e si inizializza. Se tu fai in quel modo, leggi già le prime glicemie, anche se non so esatte, diciamo dopo un quarto d'ora già leggi i valori grezzi, no? E quindi nel caso all'improvviso c'è qualcosa che non va, metti quello e dopo un quarto d'ora, anche se stai in piscina, qualche informazione la tiri fuori e dopo un'ora quelle complete. Quindi io me lo tengo sempre per quando viaggio uno di scorta. Ce l'ho sempre uno, non tanti, ce l'ho uno, però me lo tengo nel caso mi dovesse andare in tilt il Descom. Ok, questi li metto qua, sti cerottini. Questi li metto qua. Questo qua, allora questo si chiude così, facile facile. Il secondo lo metti sopra. Quando hai messo sopra il secondo, questo volendo lo usi per chiude, ma non ce n'è bisogno. Soprattutto questo qua serve per chiudere questo. Perché quando fai così, tu chiudi. Ok, vi faccio vedere quello che succede. Il meccanismo lo faccio vedere da qua. Ok, quando fai così, questo blocca il primo col secondo. Ok, se ce n'hai una terza, ti diventa un'unica valigetta. Sembra un po' ingombrante, un po', però quando io vado in giro, noi ci capita di aver fatto tanti campeggi durante quest'estate. Allo stesso modo, magari ci capita di stare a cena fuori spesso e di andare via. Allora, magari mi porto dietro qualche volta mi sono portato dietro 2 cerottini così, però dico: guarda, adesso ci avrei avuto bisogno di questo. Ce l'ho e sta a casa. E invece mi fa piacere l'idea che al momento che mi sposto, in un modo organizzato, guarda, questo è lo sporco che ha preso, questo cerotto qua, che era appoggiato lì sopra, che ce l'ho messo da parte dove ci avevo fatto dei lavori. E invece mi piace l'idea che se vado da qualche parte, con una mano sola mi porto tutte le varie attrezzature, anche quelle cose che magari non pensi di averne bisogno, magari stai in campeggio e invece magari servi alla forbice, magari ti servi, allora è inutile che stai tutto a casa e poi quando fai la valigia al volo ci pensi. Mi dà l'idea di prendere con una mano sola tutto quello che sta a casa, me lo ritrovo di pari passo in campeggio o in albergo. Ecco, magari sarà un po' esagerata come quantità di roba, però alla fine il movimento con la mano è uno solo. Va bene, ciao ragazzi, se vi è piaciuto il video, pollice in su, ciao ciao ciao.